ragione di affrontare e discutere questi problemi. Io vi devo semplicemente intanto ringraziare per la vostra presenza, devo ringraziare l'amministrazione comunale, la dottoressa Cura qui presente, la rappresenta a sua volta, scusate il bisticcio di parole, e credo di poter dire che prossimamente ne faremo delle altre, delle riunioni importanti sotto il profilo culturale. Il paese di Porto Scuro ci presta moltissimo a questo, specie perché nella storia del paese c'è da dire tanto e tutti dovrebbero essere interessati al problema. Il dottor Sanna alla mia sinistra sarà il relatore principale di questo nostro incontro. Io ho avuto modo di conoscerlo tanti anni fa, mentre lui svolgeva le sue mansioni di dirigente all'interno di una società locale, che era quella dei fratelli Meda, e veniva nel mio ufficio quando io ero dirigente dell'ufficio di collocamento, e poi ci siamo trasformati ambedue fisicamente. Lui non riusciva a riconoscere la mia persona e io non riuscivo a riconoscere in lui il ragionier Sanna, allora, che veniva a trasferire i problemi della loro azienda. E però ci ha fatto incontrare positivamente recentemente, ci siamo cambiati alcune opinioni, dalle quali è nato poi un motivo e una ragione di affrontare anche questo tema che oggi siamo qua a discutere. Quindi vi do un benvenuto anche in funzione di quello che dovrebbe essere la sua presenza e nello stesso tempo, a conclusione dopo il suo intervento, per la parte prettamente locale, abbiamo il dottor Pistis che deve dire qualcosa in riferimento al paese di Porto Scuro. Ho spiegato forse malamente che il dottor Sanna parlerà del problema del Sulcis, dello storico, mentre noi a livello locale dovremo affrontare alcuni passaggi che ci farà conoscere il dottor Pistis e anche il dottor, il maestro Sanna qui alla mia destra. Benvenuti a tutti e buon ascolto. Prego. Buonasera a tutti. Sono un po' emozionato perché siete un po' troppo. Non sono abituato a parlare in pubblico, diciamo. Ma comunque vedo la riuscita. Allora, ma è stato... c'è già l'immagine. Allora, siccome detto che io ero ragioniere, in effetti lo ero, però poi dopo ho conseguito la laurea, proprio ha giustificato quel titolo di dottore che c'era nella presentazione. Adesso per capirci meglio, io parlerò della storia del Sulcis, però diciamo parto dal 1200, nel senso che ci sono 700 anni, e per entrare un po' nel clima di questo modo di vedere la storia, ho pensato di riportare le parole di Angela Terroso Asone, che è la professoressa di geografia dell'Università di Cagliari, con la quale ho dato anche l'esame di geografia, e che ha fatto dell'Atlante geografico della Sardegna, andando veramente a fondo a vedere cosa succede in Sardegna nel periodo, diciamo, medioevale, che è il periodo non studiato. Come dice lei, per lungo tempo gli studiosi sardi hanno concentrato gran parte dei loro interessi su quanto espresso dai monumenti nuratici e dalle rovine romane. Ad un accentuarsi del desiderio da parte della comunità locale, e qui ne è un esempio, di pervenire a conoscenze più complete intorno alle rispettive origini, la classe colta isolana ha risposto continuando ad insistere sull'analisi dei quadri più remoti. Così, mentre lo stato delle conoscenze si faceva più approfondito per i lontani periodi nuragico e romano, tutto o quasi continuava a tacere agli effetti della qualità della vita e delle vicende insediative dell'età medievale. Ecco, è affascinante il periodo nuragico, piace anche a me certamente, e anche i periodi successivi, ma anche precedenti.
solo che penso io che la nostra generazione, quella precedente a noi, eccetera, siano più influenzate da quello che è successo, da come sono vissuti i suocitani negli ultimi, cioè prendiamo negli ultimi anni, diciamo, gli ultimi 100 anni, se qui io sto parlando di 700 anni fa, quindi andiamo poi ad arrivare a noi. E quindi ecco che parto per esempio dal 1297, perché è una data fondamentale, cioè nel 1297 in Sardegna è stato istituito il Regno di Sardegna per merito, diciamo, di Bonifacio Dalla. Cioè avevano una disputa in Sicilia in cui c'erano due case regnanti che volevano ambedue la Sicilia. Allora Bonifacio Dalla a uno l'ha accontentato, all'altro, che sarebbe poi Giacomo II di Aragona, gli ha creato un apposito regno, il Regno di Sardegna e Corsica. Poi per la Corsica non c'è stato niente da fare, ma ecco, presenti, quando l'intervento di Bonifacio Dalla si riferisce a quando la Sardegna era così divisa. Era divisa in 4 giudicati, Regno di Torres, Regno, Regno. Giudicati, noi abbiamo giudicati, poi qui c'è scritto Regno, vabbè. Giudicato di Torres, giudicato di Galura, giudicato d'Arborea, giudicato di Cagliari. E in questo periodo, nel 1297, c'erano genovesi e pisani. I pisani già stavano allungando le mani sulla Sardegna, se ne stavano impossessando, perché avevano distrutto Cagliari, rasa al suolo nel 1258, e quindi praticamente Cagliari non esisteva più. Finito anche il giudicato e finito. Ecco, il giudicato è stato diviso in 3 parti. Una parte è andato, la parte superiore è andato al giudicato di Arborea che ha collaborato con i pisani per distruggere Cagliari. Un'altra parte è toccata a Giovanni, che adesso non mi ricordo, sempre un pisano, e il Sulcis, per Sulcis si intende qua questo pezzo Sulcis più Cigerno, questo qui è toccato ai Gherardesca. Gherardesca l'hanno diviso in 2, quindi prima si chiamava la terza parte, adesso sono 2 terze parti, cioè un sesto di ciascuno. Uno è il conte Ugolino, a cui ha preso il Sulcis, ecco, e qui cosa ha fatto? Gli ha fondato una città che si chiamava Villa di Chiesa, oggi si chiama Iglesias, ha attivato le miniere metallifere, è diventata una città ricca e per di più ha dato una bella mano agli abitanti dintorni, diciamo, dei paesi dintorni, come adesso vediamo, perché la città si è riempita, è arrivata fino ad avere 5.000 abitanti in quel periodo e aveva bisogno naturalmente di rifornimento di alimenti. E sia i dintorni di Iglesias che il Sulcis, i paesi hanno cominciato a svilupparsi e a crescere perché producevano e vendevano alla città. Ecco, qui sono rappresentate come la situazione nel momento in cui, ecco, stiamo a parlare, 1297 viene istituito il Regno di Sardegna, però Giacomo II d'Aragona, a Giacomo II di Aragona gli è servito un po' di tempo per mettere su un esercito per venire a prenderselo. Non è che era ti nomino re di Sardegna e Corsica, tu vai a stare lì, no. C'erano pisani e genovesi e quindi doveva cacciarli via, in pratica. E allora ha messo su un esercito e la situazione che hanno trovato era questa. Questa è un'esemplificazione, vedete qua che ci sono centri segnalati dal registro fiscale del 1317-1320, poi centri segnalati dal registro fiscale del 1323 e quelli del registro fiscale del 1328. Siamo proprio nel momento cruciale. Cioè in questo momento arrivano gli aragonesi e in questo momento si trova così, qui vedete tutti i paesi del Sulcis che c'erano, qui stiamo parlando esclusivamente del Sulcis, ed ecco qui i paesi sono
questi del 1317 è un registro, questo del 1323 è un registro, questi non sono qua e questi non sono qua. Perché? Perché il Sulcis è diviso in due, come dicevo prima, tra il conte Ugolino e Gherardo della Gherardesca, che aveva l'alto terzo. Mentre invece nel 328 i Pisani non ci sono più, perché sono arrivati gli Aragonesi, adesso lo vediamo, ed ecco qua che qui ci sono tutti i paesi. Questo è l'elenco fiscale di tutti i paesi. Ed ecco qui quanto pagavano, diciamo, questo è il conto di quello che è, le tasse che pagavano. Palma del Sosso 244, Sant'Ada che sarebbe Sant'Adi, Nurallachi che sarebbe Narcao, Teulada, Giba, Suergio, eccetera, eccetera. Questo è proprio, ecco, quindi quando arrivano gli aragonesi trovano questa situazione, cioè il Sulcis era pieno di 26 paesi, più qualche altro che non si è riusciti diciamo, ad individuare. Quando arrivano, arrivano con un esercito di 11.000 uomini, qualcuno anche dice di più, e sbarcano a Porto Conte. E qui la chiama il Golfo di Palmas, praticamente a Porto Conte. E l'esercito si accampa proprio in questa zona. Questa, che vedete qua, è una lettera che il comandante dell'esercito, che non è altro che il figlio di Giacomo II d'Aragona, manda al padre, il figlio che si chiama l'infante Alfonso, e si porta pure la moglie appresso qui. E quindi abbiamo l'infante Alfonso che scrive al padre per descrivere la situazione. Ora questo è in latino, questo sottolineato del nome Gens alter nostra in cedite gaudes, eccetera, che la nostra gente è contenta e gode di buona salute, e anche secondo quelli che sono con noi non abbiamo riscontrato quell'aria pestilenziale di cui ci era giunta fama. Sappiamo che dalle parti di Iglesias, e lì dovevano andare, sarà ancora meglio sia per la purezza dell'aria che per la bellezza dei posti, per la grande quantità d'acqua e la sovrabbondanza di vetto valle. Come vedete, già prima che arrivassero loro, cioè stiamo parlando di 1200 prima dell'arrivo dei Pisani, diciamo, la fama non era tanto bella. Si parlava di aria pestilenziale, quindi c'era la malaria, pare che l'abbiano portata ai Fenici, quindi stiamo parlando già di avanti Cristo, molto, molto tempo prima. E comunque quando, diciamo, succedono periodi di crisi, spopolamento, eccetera, questa malaria si diffonde molto di più, perché avendo le coste della Sardegna parecchi stagni, se non sono, diciamo, usati, si caricano di più. Per di più, guardate, io non lo so se ma nel Sulcis ho visto le carte del catasto, del primo catasto. Il catasto è stato istituito nel 1806 e finito nel 1850. Le carte di Decandia del 1840 circa, si vedono ancora messi in evidenza certi laghetti naturali che ci sono nelle campagne, specialmente nelle vallate, la vallata del Rio Palmas per esempio, in cui ci sono questi nuovi laghetti chiamati iri o giri, e sono segnalati. Perché? Perché sono custoditi e salvaguardati, in quanto rimaneva l'acqua quasi tutto l'anno e servivano per i bestiami. E quindi quando sono abbandonati chiaramente favoriscono la malaria. Ora, l'esercito di Giacomo II d'Aragona si è accampato, come diceva qui, la lettera, Castris apud portum palme de Sulcis, cioè era accampato, questo Castris vuol dire accampamento o castello, presso il porto di Palma di Sulcis. Ora, siccome Sant'Antioco si trovano molte cartine anche in cui è chiamato Palma de Sol, potrebbe essere che si sia accampato in questo castello che c'è da Sant'Antioco, proprio dove adesso c'è il campo sportivo. Il La Marmora lo ha potuto vedere nel 1821 e lo ha fatto disegnare, e c'erano ancora i muri alti così. È un castello che presumibilmente è nato intorno al 1000,
Quindi nel 1200, nel 1323, è probabile che fosse ancora efficiente che sia campato lì. Però questo non è sicuro. E come non è sicuro anche questo? Questa è una torre che c'è dove c'era prima Villarios Vecchio, prima di spostarlo. E dice quello che ha scritto le torri, Foisofoes, che ha scritto le torri della Sardegna, dice che questo è stato costruito dagli aragonesi. Adesso non so se sarà, diciamo, certificato. Comunque, questo esercito che si è accampato qui, Golfo di Palmas, diciamo, e dopo si è spostato ad Iglesias. Per spostarsi ha utilizzato un migliaio di carri che gli ha fornito il giudice d'Arborea, che era, diciamo, alleato di Giacomo II d'Aragona, e poi ne hanno prelevato anche a Villa Massaccia. E hanno assediato, sono andati ad assediare Iglesias, che vedete, questa è la pianta di Iglesias, cinta di mura. E quindi hanno fatto 7 mesi, di qualcosa in più, di assedio alla città, fino a quando non si sono arresi, perché i pisani non sono riusciti a mandare rinforzi. Si sono arresi però con l'onore delle armi, e poi si sono rifugiati a casa. E quindi, ecco, gli aragonesi conquistano Iglesias e cominciano a gestire, chiaramente. Cioè loro vogliono che Iglesias ritorni efficiente e produttiva come era prima, perché da Iglesias partivano poi dai vari porti, anzi specialmente dal porto di Sant'Antico, ma anche dagli altri, e navate cariche d'argento. Era una ricchezza tutta quella, oltre che il piombo, naturalmente anche l'argento, perché cercavano di più era l'argento. E Pisa allora aveva 50-60% dei redditi della città, ce l'aveva dalla Sardegna, proprio perché avendo fondato questa città e avendo attivato le miniere a livello, diciamo, industriale, ricavavano parecchio. Cosa succede? Che mentre era in mano agli aragonesi già, il giudice d'Arborea prende coscienza, prima pensava che gli aragonesi sarebbero finiti, il loro regno era in Spagna, in espansione in altri posti, pensava che questi avrebbero conquistato la Sardegna, dopodiché avrebbero messo magari un viceré, e si pensava, lui pensava forse, appunto, visto che lo ha aiutato anche nell'arrivo, nello sbarco, in tutto, e invece ha preso coscienza che questi qui, mano a mano che conquistavano la Sardegna, la dividevano in baronie, cioè praticamente cosa fanno? Il feudalesimo, diciamo, nelle altre parti d'Europa era già finito, tant'è vero che abbiamo i comuni di Pisa, Genova, eccetera, eccetera, nel continente italiano. Ecco, loro reintroducono il feudalesimo. E qui perché? Perché l'esercito catalano era costituito da tanti piccoli eserciti di vari signori che andavano ricompensati alla conquista. E così ha fatto. Cioè ha diviso la Sardegna in tanti feudi e li distribuiva a questa gente qua. Il giudice di Arborea, quando ha visto questa musica, si è riorganizzato lui l'esercito, che era tanto quanto quello degli aragonesi, e ha cominciato a riconquistare il terreno al giudicato di Arborea, tra cui anche Iglesias. Salvo che gli è durato poco questo per motivi particolari, poi ce lo riperde, gli aragonesi riconquistano Iglesias nel 1355 e cominciano a, tenete presente che la guerra di conquista è durata 100 anni e durante la guerra è scoppiata anche la pestilenza, durante questo, ma anche adesso all'inizio della conquista, e quindi, diciamo, la popolazione è stata decimata anche da questo. Avevano bisogno di gente che lavorasse in miniera. E quindi hanno ristrutturato Iglesias, le mura e tutto quello che è, e costretto tutti quelli che erano scappati a rientrare in città, perché diversamente li pignoravano tutto, li portavano via.
E poi per ristabilire la città, come lassù, siamo nel 1355, in cui c'è Pietro IV d'Aragona e dà una serie di disposizioni per agevolare l'Iglesias. Tra questi il ragionamento diceva che allegando che per i gravi spese sopportate difettava di denaro, per la riparazione delle mura e delle torri, e che la popolazione del Sulcis e del Sigello erano state la cagione principale della rovina di Villa di Chiesa, ed anzi esse medesime gli avevano dato opera con ogni sforzo, cosa fa? Impone nuovi dazi e nuovi pesi sia sui beni mobili come sui beni immobili e semoventi, cioè praticamente aumenta le tasse a tutto spiano, come si dice, proprio perché per recuperare risorse per ristrutturare la città. Oh, e cosa succede? Continuamente favorisce Iglesias, ne favorisce il popolamento e costringe in pratica tutti gli abitanti dei vari paesi del Sulcis e del Cigelli andare a abitare ad Iglesias. Come? Vedete qui, questo è tratto dalla storia scritta da Carlo Paoli di Vesme, che si è abbiamo Porto Vesme, che deve a lui il suo nome, perché lui poi era diventato direttore dell'armoniera di Montefoni e aveva voluto che si aprisse il porto per imbarcare il materiale. E quindi è stato quel nome. E comunque, tornando al 1355, il re Pietro concedeva insieme a Villa di Chiesa un altro privilegio ed ingiustissimo, che se ad essa in quei principi poteva riuscire di qualche utilità, era la rovina totale di tutto il paese circostante, con grave danno poscia della popolazione medesima a favore della quale era stato concesso. Ordinava cioè il re Pietro che in nessuna villa della curatoria di Sulcis fosse lecito vendere né all'ingrosso né al minuto panilini, panilani, pezzi, sarebbe poi gli stoffe, tutto quello che si produceva nel Sulcis, peli, cera, miele, eccetera, non si poteva commerciare assolutamente. E lui stesso conclude che egli, a meno di un secolo, tutta quella vasta regione fosse quasi spopolata e le ville in rovina e distrutte. Cioè tutto quel bel paesaggio che abbiamo visto quando è arrivato l'infante Alfonso e che lui stesso manda nella lettera al padre, ecco, tutto quello adesso è distrutto praticamente, perché poi non solo ha fatto inurbare tutti i sulcitani, ma le miniere date in gestione a degli imprenditori non trovavano più, perché al tempo dei pisani lasciava molto spazio all'iniziativa privata, se ne pagava un minimo per le concessioni di sfruttamento delle miniere, quindi individualmente anche si poteva aprire una miniera, poi si portava il materiale a valutare ad Iglesias e quando lo cavava dalla miniera lo portava direttamente in fonderia e te lo pagava. Quindi c'era pure l'iniziativa privata. Nel periodo aragonese non è così e quindi anche gli imprenditori non trovano più conveniente, e poi successe, sapete che nel corso del tempo, a parte il fatto che i materiali che scavavano nelle miniere nostre si trovavano anche in Spagna, voi sapete che geologicamente la Sardegna si è staccata dalla Spagna, stiamo parlando di milioni di anni fa, però la terra è sempre quella e quindi trovavano gli stessi minerali, li trovavano di là. Non basta quello, gli spagnoli cominciano ad andarsi in America e della Sardegna se ne sono proprio dimenticati. Ecco, quindi John Bailey, che è uno che ha fatto anche il direttore dell'archivio di Stato di Cagliari, quindi ha potuto vedere tutti i documenti, ha scritto un libro, Villaggi abbandonati in Sardegna dal 300 al 700, inventario. Il titolo l'introduzione del libro è proprio Regio Sulcis, tota Silvestris et delicta,
cioè praticamente tutta la regione del Sulcis è imboschita e abbandonata. E quindi siamo arrivati, ecco qui, adesso diciamo arriviamo già al 500, perché Iglesias, cioè mentre tutta la Sardegna è venuta infeudata, sette città non sono state infeudate, Cagliari, Iglesias, Sassari, Bosa, eccetera. E tra queste appunto Iglesias, e Iglesias quindi aveva una gestione civile. Sì, ma adesso che sono chiuse le miniere, con tutta quella gente dentro, si ritrova in difficoltà, perché praticamente si trova tutti questi disoccupati. C'è qualcuno che già utilizza le campagne, però cosa fa? Per esempio qui nel 1518 Iglesias chiede al re di dargli delle terre che lei già ha avuto in precedenza, eccolo qua, e questo è spagnolo, Saber, eccetera eccetera. La città di Iglesias aveva sotto la sua giurisdizione, della sua capitania, molti territori e paesi oggi spopolati, estremamente necessari per il popolo e gli abitanti di detta città. Chiede al re cattolico di gloriosa memoria i detti luoghi, paese e terre in franco allodio, su franco allodio non doveva pagare nulla, diciamo, poi, sui quali eserciti la capitania di detta città, restando per sua eccellenza il mero e misto impero, giurisdizione alta e bassa, civile e criminale. Cioè in pratica tu dici, mi dai queste terre in gestione, perché rimangono al re l'amministrazione della giustizia, militare, eccetera, eccetera, e io le utilizzo per la città e per i cittadini. No? E qui siamo nel 1518. Ecco, il re gli dà la risposta positiva nel 1518, ci passa un po' di tempo, il 28 giugno del 1537 la Reale Udienza, cioè l'apparato amministrativo del regno, assegna i paesi e le terre del Cigerri alla città di Iglesias, cioè una prima tranche, diciamo questo. E quindi di qua si provvede, proviso etiam, si provvede anche che detta città, dietro pagamento, cosa vuol dire dietro pagamento? Quelle stesse terre che il re aveva dato agli Asquer, una famiglia nobile del periodo, Visconti Asquer, però il Visconte aveva pagato al re una certa cifra. Allora Iglesias prende queste terre in gestione e restituisce al Visconte i soldi che quello aveva pagato al re. E quindi dietro pagamento, che corrisponderà per il recupero di detti paesi e terre, raccolga frutti e li utilizzi per la città e per gli abitanti di detta città. E il nobile capitano, adesso in carica e per il tempo che lo sarà, esercita la giurisdizione alta e bassa con mero misto impero per la Reggia Curia. Cioè questo io lo sto sottolineando perché queste terre poi furono date ai privati con un contratto particolare che ancora esiste, almeno nel Sulcis, ma anche in altri posti. E cosa vuol dire questo? Che mentre questo, adesso lo vedremo più avanti, però ne parliamo più avanti, ma voglio dire, mentre questo contratto è stato utilizzato anche da privati o da religiosi proprietari di terre, quello che ha usato il comune di Iglesias, e quando siamo arrivati al 1915, lo ha fatto registrare in catasto come vincolo, e ancora c'è, lo incontriamo ancora oggi. Queste sono le terre, questo è il Sulcis, vedete che c'è Villarrios, Ciba, Piscinas, Masainas, qui c'è Sant'Anaresi, e qui c'è un pezzo di Teulada, un pezzo di Sant'Ali qua, e un pezzo di Tratalias. Ecco, questa è la seconda tranche, chiamiamola così, che gli ha dato da utilizzare appunto, e che erano ancora in mano, non abbiamo documenti certi del passaggio, che erano ancora in mano nel 37, erano ancora in mano a dei signoroni che mano a mano che morivano, diciamo, non hanno affidati più a nessuno, che erano all'altra comune di Iglesias. Questa invece è la parte di territorio, ecco, questa è la vallata del Cigerri, Corogio, Tanì,
Barega, ecco, tutta quella zona lì, che adesso tra l'altro un bel pezzo fa parte del comune di Carbone. Queste sono le terre, e sono, queste sono carte, eseguite, un rilevamento eseguito da un funzionario del catasto pagato dal comune di Iglesia per fare questo lavoro, quindi li ha censite tutte. Oh. Ecco, queste terre sono state distribuite con un contratto chiamato Livello, dal latino Libellum, perché dovevano redarsi due libretti uguali, uno rimaneva al concessionario, uno al concedente. Il comune di Iglesia chiaramente non è che potesse fare dei libretti per tutti quelli che ha qui assegnato, ha fatto un regolamento comunale e con questo è stato. Allora, il comune di Iglesia ha a disposizione 13.000 ettari, eccoli qua, 13.000 ettari, tutte e due, di territorio, tra quello del Sulcis e del Cesire, li assegna a chiunque ne fa richiesta, singoli o imprenditori agricoli, con il contratto di livello. Questo contratto prevedeva un canone da pagarsi alla raccolta. Quindi l'Iglesia cosa faceva? Dava in appalto la gestione, la riscossione, a patto triennale che durava 3 anni, e quindi la pattatoria andava nelle aie a raccogliere il grano e l'orzo che era obbligatorio coltivare, e la percentuale che gli spettava per... Quindi anche i livellati, diciamo, così, quelli che hanno preso il terreno, erano favoriti perché pagavano quando ne avevano, cioè raccoglievano, e in proporzione anche a quello che raccoglievano. E questi sono i territori Sant'Adi, Teulada, Trattalias, Villarias, e i nomi di allora, Iglesia di Servario. Poi lo vedremo magari più avanti. Ecco, questo è l'esempio, è un esempio portato appositamente quelli dei Salazar, perché qui Elena e Salazar e Beatrice Asproni e Vedova Salazar e sono livellari al comune di Iglesias. Ecco, i Salazar li prendono apposta perché nel 1587 c'è scritto nella storia che hanno acquistato il tenimento di Piscinas, non hanno acquistato niente, hanno preso a livello, e poi questi avranno una storia lunga fino a quando non vengono, ma stiamo parlando di tempi recentissimi, diciamo anni 60 del 1900. E andiamo avanti, ecco, questi qui praticamente sarebbe il regolamento comunale, che cosa diceva? Che per ogni pecora capra mezza libra di formaggio secco dovevano dare, per ogni diverso segno di bestiame vuol dire che uno poteva avere 100 pecore però sue, però poteva averne altre 50 di un altro, quelle sono di diverso segno e pagano a parte, diciamo così. E così per i diversi animali, per le capre, per i porci, eccetera. Per i porci si pagava un porchetto, ho detto anche a chisorgio. No? Ecco, per il grano e per l'orzo, per ogni altro di terreno che vi si seminava, stadelli 3 di grano, eccetera, eccetera. Cioè questo è il regolamento comunale. Naturalmente questo era un contratto bilaterale e anche per questo sono successe le storie. La storia di prima non ve l'ho finito di dire, ma il comune di Iglesias ha deliberato, vi ho detto che è ancora esistente questo contratto, e ha deliberato in merito nel 2002, asserendo nella delibera che i terreni sono di sua proprietà. Non è così che, come abbiamo visto, che si sono stati assegnati in uso e il terreno rimaneva demaniale. Poi dopo, nel 1800, l'Iglesia di nuovo ha fatto l'errore di pensare che i terreni fossero suoi, allora il fisco gliel'ha portati via, ha mandato i suoi emissari a riscuotere il canone liberale. L'Iglesia ha fatto un processo, cioè ha fatto una denuncia, e ha vinto la causa, è stato assolto perché non pretendeva di essere proprietario di quel terreno. Quindi allora torniamo al tempo, comincia ad assegnare questi terreni, e vi ho già detto che sarà già nel
587 si prendono questi terreni invernali, e qui abbiamo un esempio, un rapporto cinquecentesco sulla difesa costiera della Sardegna di Marco Antonio Camos, capitano di Villa di Chiesa, e questo è il libro pubblicato proprio dalla Prologo di Porto Scuso nel 1993, che è in spagnolo. Il capitano nel 1572, a ricognizione sulle coste meridionali dell'isola, parlando dei luoghi spopolati del Sulcis, dice anche che in caso di necessità determinata da incursioni marittime piratesche, le coste potrebbero essere all'occorrenza difese dai contadini e dai pastori di Sant'Ari, Piscina e Villa Peruccio, che coltivavano i fertili campi, raccolgono messi abbondanti, vigiano sulle greggi. Ecco, questo uomo poi che era capitano di Chiesa, quindi il territorio almeno di qua lo conosceva, ma poi ha fatto tutto il pericolo della Sardegna per vedere dove piazzare le torri di difesa. E quindi si vede già che all'interno delle coste c'erano già gente che andava a coltivare. Fossero anche col contratto di livello o no, perché anche prima del contratto di livello comunque la gente da Iglesia si spostava e andava a coltivare i campi. Viaggiavano non solamente con la zappa e con l'aratro, viaggiavano anche armati e mettevano delle postazioni nei punti alti per sorvegliare la costa, perché se arrivavano i pirati dovevano difendersi, e spesso ci rimettevano proprio i pirati, perché tranne che quando arrivava grosse quantità di persone, allora era un buon guaio. Ma se erano pochi, generalmente se non scappavano in fretta venivano ammazzati o addirittura venivano chiusi ad Iglesia, imprigionati. Tant'è vero che abbiamo un documento in cui lo Stato pretende che gli vengano dati i prigionieri che erano ad Iglesia di questi pirati, perché di proprietà dello Stato. Ecco, questo è il sistema di insediamento di questi, cioè gli assegnavano la terra necessaria magari per mantenere la famiglia. Vabbè, molti anni Salazar per esempio non è che avessero preso solo quello, ne prendevano tanto, e ognuno costruiva la sua casa e nel territorio in cui era, ed ecco che ha dato luogo all'abitazione sparsa, l'habitat sparso del Sulcis che è conosciuto. E questi luoghi di abitazione, questi piccoli centri, diciamo, generalmente familiari ma poi crescevano, si chiamano Medaus o Furiadroces. Ecco, questo nome ancora non è ben definito, però quelli che da Iglesias andavano a coltivare i campi costruivano un minimo di riparo, una casettina con una lolla per il bestiame e per gli attrezzi, che si chiamava Furiadroce, sul luogo con i furriai dopo sul Gravallo. Invece il Merau è tipicamente del centro Sardegna, tant'è che li troviamo nei condaghi Metatum de Porcos, cioè il recinto dove si mettevano i maiali. E qui hanno preso, qui c'era la pinetta di pastori transumanti che arrivavano magari a gruppi familiari, da soli a gruppi familiari, e si costruiva un punto di riferimento chiamato Medaus, appunto, e lì lavoravano, facevano riferimento e ci lavoravano. Ecco, quindi Merau deriva da lì. Poi dopo questi centri cresceranno. Ecco, questo ho voluto portare esempio del ripopolamento qui in una casa di Tratalias. Vedete, casa prima fondamentata da nostro bisavolo 1655, poi il resto è cancellato. Adesso bisogna vedere se 1655 si riferisce alla ristrutturazione oppure alla fondazione, probabilmente alla ristrutturazione. Poi ce ne sono altri, questo è Medaus Cisella, per esempio dietro Tratalias. Adesso andiamo dentro, c'è anche una chiesa, perché il grosso proprietario qua ci ha fatto pure la chiesa, perché nella piazza si faceva le feste annuali. Ecco, questa per esempio è una casa di un notaio, e sta casa ha sido fabbricata a Porto Ignazio Pileto, notaio, nel marzo 1727. La casa è stata costruita per Ignazio Pileto, ma era un notaio di Iglesia.
Iglesias, che è durato tanto tempo perché poi era una famiglia che ha avuto parecchio, ha continuato diciamo per parecchio l'anno con i figli la studio natalino. Ecco, questo è un altro esempio di Meravo. Meravo e Fogliadruso adesso non si distinguono più, perché i pastori barbaricini che scendevano col gregge, molti si sono stabiliti nel territorio, hanno visto che c'erano queste pecore, o le prendessero con il contratto di livello, o le prendessero basta, come capitava spesso, si installano anche loro nel territorio e creano un Meravo. Poi dopo, siccome diventano anche contadini per esigenze pratiche, e i contadini che coltivavano sono diventati anche pastori, la struttura è diventata, diciamo, uguale, e allora distinguere non ha avuto neanche più senso. Il nome che prevale adesso è Meravo, anche se c'è ancora nelle carte qualche furia d'occio. Ecco, qui vedete che in questo, per esempio, ci sono delle pietre squadrate, come se fosse una costruzione, diciamo, ricercata. In realtà lo vedete che è uno stile abbastanza, ma non si costruiva in pietra, ma anche quello di prima, se andate ben a guardare qui gli stipiti delle porte, della porta, l'originale, è fatta con dei blocchi squadrati. Ecco, questi da dove arrivano? Arrivano dalle costruzioni che c'erano precedentemente, ma specialmente da quel castello di Castro che abbiamo visto a Sant'Antioco. Lì abbiamo un documento dell'inizio dell'Ottocento che la proprietaria, una donna proprietaria del terreno dove c'era questo castello, ha venduto il terreno riservandosi il diritto di vendere le pietre. E quindi ecco qua, Cortiolis, questo qui è dell'inizio dell'Ottocento, e probabilmente hanno, perché poi ce n'è un'altra costruzione, quella questa, a questa parte qua, perché certo multiplo di Iglesias, la Iglesia è trovata ancora via Cortiolis, che si chiama Cortiolis questo luogo, ha costruito queste due abitazioni, una qua e una qua, per i due figli che avevano, maschio e una femmina, e quindi si è spostato anche lui qua. Oh, questo è un altro Meravo, Meravo Garau, questo ingresso qua porta un enorme cortile qua dentro, chiuso, dove ci mettevano attrezzature, bestiame e carrozze, eccetera, eccetera. E voi vedete le caratteristiche, queste sono vicino al mare, anche il cortile ce l'ha così, cioè tutte le grate alle finestre con questo taglio che vedete qua, che è una larghezza di 10 cm per 60, poi all'interno sbalza per diventare una finestra, e questo è uno stioncino per guardare il cortile tutto intorno e per farci passare eventualmente anche la canna del fucile. Ecco, questo è un Meravo particolare, questo è Sirri. Sirri, perché Sirri è nato a metà del Settecento, però non col contratto di livello. Questi terreni erano del Marchese di Palmas. Allora lui ha fatto un contratto di enfiteusi, praticamente di affitto, e pagava due cari di grano, due cari d'orzo all'anno. Labre o non labre, c'è scritto nel contratto, che lavorasse o meno, lui doveva comunque sempre pagare. Ecco, questo Meravo Fogliadruso, come lo vogliamo chiamare, è cresciuto e all'inizio del Novecento faceva 700 abitanti, aveva una scuola che adesso non c'è più, l'hanno distrutta, e questi sono gli alunni del 1932, quindi poco prima che nascesse Carbone, che è nato nel 1938. Oh, adesso passiamo a un altro registro, cioè vi ho detto che il catasto è stato istituito in Sardegna dai piemontesi, e loro ce l'avevano già nel 1720. La Sardegna passa dalle mani degli aragonesi, anzi degli spagnoli, perché nel frattempo Aragona e il Regno di Castiglia si uniscono e diventa Spagna. E quindi passa dagli spagnoli nel 1720 alla Casa Savoia, che con questo diventano anche re, che non lo erano. E questo è un registro catastale del 1830. Sono due volumi, perché nel primo volume sono registrati tutti i beni e possedimenti delle persone in numero contiguo di territorio, perché il registro parte da Iglesias, città di Iglesias, dintorni di Iglesias e Insurgis.
A me è interessato molto chiaramente il Sulcis, perché voi a Carbonia lo sapete, quando è stata fondata, dicono tutti che sia stata fondata in una landa desolata. E allora mi interessa molto dimostrare che non è la vera. Quindi questo registro ci fa vedere appunto, ecco, questo è il catasto della città di Iglesias, e questi sono i regi donativi, cioè praticamente le tasse che si pagavano, perché si riunivano gli stamenti, cioè i rappresentanti dei militari, dei nobili e delle città regge ogni 10 anni, e stabilivano quanto si doveva dare al re. Praticamente non è che lo stabilissero loro, ma comunque loro dovevano approvare. E quindi qui c'è il regio donativo. Però in quest'anno qua, 1230, i donativi sono due. L'altro è per sua maestà la regina, vi ho detto che ha seguito l'infante Alfonso. No, qui sto dicendo una stupidaggine. Nel 1806 il re e la regina vengono, scappano da Torino e se ne vengono in Sardegna, a Cagliari. I sardi, contenti per l'arrivo della regina, gli stabiliscono un donativo che gli sarà corrisposto fino al 1932, quando la regina poi è morta. Questo è il territorio che in questo catasto è esaminato. Io ho esaminato solo quello del Sulcis, cioè quello che mi è interessato, e perché poi c'è la prima parte di Iglesias e i dintorni di Iglesias. Poi c'è il Sulcis per conto suo. E vedremo che valore ha il Sulcis già nel 1830. Questo per esempio è dove è nata Carbone, che dice che se uno volesse restringere la landa desolata al luogo dove è nata Carbone, questa qui è Coderra, che sarebbe proprio ancora, cioè è un piccolo abitato proprio nella zona industriale adesso di Carbone, però la pagina continua un po', è un esempio. Ecco, qui vedete in questo registro le proprietà. Le proprietà sono 1151 della città di Iglesias, 1252 Iglesias fondi rustici, cioè gli intorni di Iglesias, e 3358, cioè il 58%, sono proprio i sati del Sulcis. Quindi, sintetizzando, poi sono 2816 proprietà, sono, diciamo, all'Iglesias. 2891 sono al Sulcis, cioè le attività principali si svolgono proprio nel Sulcis. Quindi già dal 1830 non era più una landa desolata. Questo per esempio è il registro di Piscinas, che continua poi qua. Io ho riportato questo scritto a macchina, perché quello scritto a mano sono quelli popolari. E qui vedete Don Raffaele Salazar, proprietario di 360, 125 eccetera, che non è proprio proprietario, è il libertario, quindi è solamente possidente. Tornando al discorso del Sulcis, ecco, nel 1840 Vittorio Arius, che è quello che ha contribuito a scrivere il dizionario economico, statistico, eccetera, eccetera, di Sua Maestà il Re di Sardegna, e lui, Vittorio Arius, ha fatto proprio la Sardegna. E cosa dice del Sulcis? Lui l'ha girato poi, ha girato la Sardegna paese per paese. Generalmente nel Sulcis quasi tutte le famiglie dei Curiadrocius vivono comodamente dei prodotti dell'agraria e pastorizia. Fra esse molte sorgono sopra la mediocrità e alcune possiedono molte ricchezze e hanno una numerosissima clientela. Si nomina fra gli insigni facoltosi in Villaria Salvatore Massi, Palmas, Antioco, Teese, e più di questi Salvatore Garao, abbiamo visto Merao Garao, proprio questo, abitante di questo Bodeo. È Antonio Pes, uomo principale del Bodeo di Suergio. Vedete che usa questo termine, Bodeo, e forse qualcuno magari lo conosce pure, però o l'ingrandirsi di un centro, quale poteva essere il Merao in Fiumiarugio, o addirittura il ripopolamento dei vecchi paesi, dove c'era la chiesa già dal 1200, abbiamo visto, ecco, intorno a questa chiesa, perché erano diroccati, chiaramente abbandonati, però quando ricomincia il ripopolamento, questi
paesi vengono a loro volta popolati. Poi specialmente la Chiesa, quando si è accorta che cominciava a esserci parecchia gente in giro, ha ristrutturato qualche chiesa e ci ha mandato un prete che magari faceva il giro di due o tre di questi centri, diciamo. Ecco, Bodeu diventa è il centro del paese, il sacro cercudete, cioè chiacchierone, proprio il posto di cui ci si riuniva per chiacchierare, ma non era per chiacchierare, era che si svolgevano i mercati e le fiere. E quindi è entrato anche, adesso ormai è quasi dimenticato, qualche anziano selvaggio ancora lo usa, ma è ormai scomparso. Ecco, nel 1853, vedete che devo andare veloce perché se sono 300 anni, se no qua ci vuole davvero per quel tempo. Nel 1853, legge di 11 luglio, numero 1594, sorgono 7 nuovi comuni. Perché nuovi? Perché ce n'erano già altri. C'era Sant'Antioco, c'era Calasetta, c'era Carloforte, nel 1938 è stata colonizzata. E quindi questi nuovi paesi sono Portoscuso, Servadio, Narcao, Trattalias, Palmas, Sant'Agia e Villarrios. E adesso sentite la curiosità. Nel 1774 nasce il comune di Gonnesa, cioè il marchese si era preso l'impegno di gestire lui tutta là, e nasce e diventa comune, viene ripopolato e gestito come comune Gonnesa. Ecco, Iglesias non pagava la decima. Perché? Perché quando era morto, stiamo parlando del 500-600, era morto il vescovo di Cagliari, venne sostituito dal vescovo di Iglesias, che era nipote del vescovo di Cagliari. E da allora fino a 1700 inoltrato è rimasto senza vescovo. Il vescovo di Cagliari però pretendeva la decima da Iglesias. Iglesias si è rifiutata e sono trascorsi 32 anni di guerra tra la Chiesa e gli iglesiani, che sono stati scomunicati perché le sentenze dicevano che dovevano pagare e loro non pagavano lo stesso. E allora scomunicati, quando gli si incontrava gli si doveva tirare le pietre, gli si doveva sputare, eccetera eccetera. Alla fine comunque dopo 32 anni riescono a raggiungere un accordo, praticamente pagavano alla Chiesa le primizie, che era una piccola parte, diciamo. E questo il Paolo di Berna dice, questa fu la cagione, ecco, quando è stato istituito il comune di Gonnesa, la Chiesa si è presentata che a riscuotere la decima. E quindi questa fu la cagione per cui, ripopolandosi sotto la dominazione dei principi di Savoia, il territorio del deserto del Sulcis, quelle borgate, per timore di venire sottoposte e seppure all'intera decima, ricusarono costantemente, fino alla recente totale abolizione delle decime, di venire erette a comune. Ecco, e le decime sono state abolite a partire, con la legge del 1851, a partire dal 1 gennaio del 1853. Ed ecco che quindi nascono questi comuni proprio nel 1853. No, siamo quasi arrivati. Allora, questo è diciamo, il discorso pronunciato da Mussolini il giorno dell'inaugurazione di Carbonia. E vedete qua, quando 12 mesi or sono appena giunsero qui i primi disegnatori che dovevano tracciare le linee del nuovo comune, e si trovarono una landa quasi completamente deserta, non un uomo, non una casa, non un sentiero, non una goccia d'acqua, solitudine malata. I propagatori di questa idea, compreso lo storico Ignazio De Lupo, che è uno storico, anziché andare a vedere i documenti, hanno cominciato a parlare di landa desolata, Sulcis desolato, eccetera eccetera, e ne trovate traccia anche al Museo del Carbone della grande miniera di Servario,
Questo è proprio il primo cartello che illustra il museo della miniera. E guardate come comincia. Dove oggi Carbonia, nel 1936, si estendeva la macchia brulla e deserta del Sulcis, cioè del ripopolamento non se ne è accorto nessuno. Il paesaggio della regione è mutato da secoli, della regione, a parlare della regione Sulcis. La popolazione, poco più di 3.000 abitanti, viveva dispersa in modesti agglomerati. Ecco, questo era, e questo è ancora purtroppo, almeno a Carbonia, sono ancora, io sono dal 2007 che parlo di queste cose, e qualcuno, qualche assessore comincia a dire non è vero che era una grande isolata, però magari non sa perché, no? E sarebbe meglio se si dice qui. Ecco, la popolazione del Sulcis nel 1936 era un totale di 78.700, tenete presente così, solo Iglesia ne fa 20.000. Perché? Perché a metà del 1800 riaprono le miniere. E quindi è chiaro che a un certo punto non solo suscitare che vanno in miniere, ma si viene anche di gente che viene da fuori. Però io ho voluto escludere oppure dividere la popolazione del Cigero, dell'Iglesiente, che li ho lasciati in nero, e con la popolazione del Sulcis, Nugi, Perrao, Piscina, eccetera, eccetera, che erano comunque 45.000. Cioè da 3.000 c'è una bella differenza. Quindi sarebbe ora che noi, perché quello che offende tutti noi è proprio quel cartello in miniera, l'ha fatto l'Università di Cagliari. Io leggo i testi anche di storia dell'Università di Cagliari che non conoscono né le cause del popolamento, né le cause del ripopolamento, cioè non conoscono il contratto di livello. Chi parla del contratto di livello è una stranezza che nessuno sottolinea, nessuno va a vedere. Io ho fatto una ricerca, ho pubblicato anche un libro in merito, però chiaramente non è interessata a nessuno. I proprietari stessi, o possessori più che proprietari, perché non sono proprietari, perché hanno questo vincolo in catasto, non se ne curano, diciamo, e ogni volta, con l'ultimo che ho parlato, una persona di Masainas che è andata a chiedere il prestito al Banco di Sardegna, è dovuto prima andare all'Iglesias, farsi fare dei certificati, prendendo buoni e altro, e poi è andata dal notaio che con 1.000 euro gli ha fatto questo documento e quindi ha potuto prendere il prestito. Voglio dire, è un problema che c'è nel territorio, come ci sono gli usi civici, che però la regione li ha presi in mano e li sta gestendo, questo dei livelli anche in regione non ne conoscono niente. Io ho parlato col segretario dell'assessore all'agricoltura e quando io ho iniziato a parlare mi ha fermato e mi ha detto ma di che cosa sta parlando? Cioè non si sa che cosa sia. Di 130.000 ettari di questo territorio vincolato in catasto non se ne sa nulla e non lo so risolvere perché è bloccato dal 1853. Ho voluto mettere l'accento su questa cosa, i problemi non si risolvono, l'agricoltura è bloccata, il Sulcis è miseria e non si risolve niente. E questi sono i suscitani di allora del popolamento. Ho finito, le ringrazio. Siamo entrati, noi che siamo cittadini ormai in età non certo avanzata, ma abbastanza forte per capire che abbiamo vissuto in questi 40 lunghi anni il periodo dell'industrializzazione, che una di queste caratteristiche che noi dovremmo affrontare prossimamente sarà quella di capire il perché noi abbiamo avuto l'onere di una zona industriale, così come al suo tempo, ci spiegava il dottor Sanna, abbiamo avuto un periodo particolare, l'insediamento del carbone e dell'incremento della popolazione del Sud. Questo ve lo sto dicendo perché
prossima riunione dovremo affrontare questi problemi che riguardano appunto la nostra recente storia del comune di Porto Sulu e del Sugi in particolare. Adesso diamo la parola a Renzo San, che tra l'altro è la nostra memoria storica dell'Associazione Culturale della Seconda e Terza Età, e ci parlerà di problemi che riguardano. Intervento breve per precisare che la recente esposizione del dottor San va completata con approfondire qualche problema sulla nascita del paese di Porto Sulu. E allora partiamo da un principio. Intorno al VII secolo avanti Cristo cominciarono le invasioni verso la costa sud-occidentale sarda da parte dei Fenici innanzitutto e poi i Cartaginesi e i Romani. Però con l'andare del tempo prese importanza il fatto che la zona di Iglesias si presentava i minerali e quindi interessavano i minerali, personalmente la produzione dell'argento, come ha detto chi mi ha preceduto. E allora la zona costiera è rimasta quasi abbandonata per lungo tempo ed era un punto base di approdo dei saraceni, dei pirati del mare, che approdavano con tutta tranquillità perché la zona era quasi disabitata, erano rimasti pochi focolai dei primitivi, e siccome era rimasta sfollata loro potevano approdare tranquillamente. Poi si inoltravano verso l'interno della Sardegna, verso l'interno sempre in zona, e facevano razzia di tutto e creavano veramente dei guai. Quindi questa calamità naturale era sentita dappertutto e non potevano garantire il loro lavoro, la loro produzione agricola, il loro allevamento. Per cui si sono rivolti al viceré, il quale ha inviato un suo rappresentante con alcuni compagni, con alcuni amici, una persona di fiducia, a recarsi nella zona dove avvenivano questi sbarchi per vedere qual era la soluzione da apportare. Pensarono, una volta arrivati nella zona, diciamo poco scuso, ma allora era una espressione geografica, e decisero di costruire una fortezza, e così tra le due insenature, Sagalletta e Sagallamana, Porto Sulu si conoscono, hanno costruito per un tratto di un ettaro di terreno circa una fortezza che poi ha preso il nome di Subrano. Questa fortezza era a ferro di cavallo con perimetro, con la parte aperta verso il mare aperta, mentre la parte opposta, cioè a nord, era formata da alloggi per gli abitanti. Questi hanno iniziato questa fortezza, l'hanno munita di una ventina di fucilieri, hanno messo anche un cannoncino, ma non serviva a niente perché i pirati, visto e considerato che questa era la zona controllata, hanno deciso di scordare, di cambiare zona, quindi non è cambiato nulla. Bisognava fare qualcosa di diverso, e allora pensarono di costruire delle torri. Le torri litoranee a contatto l'una dall'altra potevano mettersi in comunicazione tra loro ed essere in brevissimo tempo in comunicazione con Teulada, dove c'era l'esercito, con Iglesias lo stesso, e quindi cercare di impedire tutte queste invasioni, queste calamità. Allora la decisione è stata veramente buona, perché costruire 150 torri, tutto intorno al pericolo della Sardegna, sarebbe stata una cosa meravigliosa. E chi le pagava?
quali finanziamenti si potevano operare. Il governo spagnolo non intendeva spendere una lira. Allora si incaricò il capitano di Iglesias, un certo Marcantonio Camos, di cui ha parlato già il nostro Marcantonio Camos, ha detto che avrebbe fatto un'ispezione proprio certosina intorno a tutta la Sardegna per vedere quali erano i redditi dei cittadini, cioè quello che erano i terreni, le produzioni agricole, il materiale, i bestiame, eccetera, e ha constatato che con una piccola addizionale si potevano costruire le torri. Così arrivò il finanziamento e cominciarono a costruire le torri. Non se ne costruirono 150, ma una settantina, e una delle prime era la torre di Porto Scuso, sistemata in un'altura. Questa altura si chiamava Monte Scudo. Monte Scudo perché appunto la sua forma era per come uno scudo proteso verso il mare. E allora a valle ci sarebbe stato il Porto Scudo. E costruita la torre, messa a punto il materiale, e quindi l'attività ha richiesto tante persone, un numero di persone che lavoravano e gente che si avvicinava alla costa e constatavano che si poteva star bene. Ed intanto l'organizzatore, quel primo mercante che era stato inviato dal viceré a fare l'ispezione, aveva scoperto una cosa particolare, che durante i mesi di maggio e giugno vi era un passaggio della costa, un avvicinamento alla costa di masse di tonni. Lui, da bravo commerciante, ha pensato subito a cosa ne poteva venire fuori, quindi a istituire una tonnara o qualcosa del genere. Si passò voce e arrivò comunicazione un pochino dappertutto, e arrivavano gente che aveva bisogno di lavorare, e gente poi quando hanno messo in funzione la torre, c'erano 5-6 militi, c'era un comandante che si chiamava, che era un alcaide, non so la parola che si intendeva dallo spagnolo, e avevano bisogno di portare le loro famiglie, e allora per portare le loro famiglie nella zona bisognava costruire delle case. Quindi tutto questo movimento delle torri, della protezione, eccetera, ha cominciato a portare gente a Porto Scuro, gente nella zona, e furono cominciate a costruire le case nella prima strada. Questa prima strada era una strada che procedeva dalla costruzione della fortezza di Surano sino alla torre, e si chiamava Sarrughe-Cincu. Poi è stata creata un'altra strada parallela lungo la costa, noi diciamo oggi Porto Palietto, quella era Sarruga della Speranza, la strada della Speranza, e qualche anno dopo è nata anche la strada Sarruga del Barracchetas, che era nella zona centrale, dal centro alla piazza, ed era, queste costruzioni avvenivano intorno alle costruzioni del Surano e della torre, e quindi il Surano, visto e considerato che avevano costruito la torre che ormai poteva comunicare, e la comunicazione avveniva tramite fuoco o fumo, ed erano in condizione di comunicare tra loro. E quindi la torre e le case che venivano costruite man mano portavano alla trasformazione del Surano, e hanno pensato che questo Surano, anziché fortezza, poteva diventare un arsenale, un deposito delle barche, un deposito per la formazione di una tonnara per la pesca del tonno. La tonnara non ne parlerò, ne parlerà il dottor Fistis. Quindi, arrivati alla costruzione di questo arsenale, hanno costruito 29 alloggi
contravi degli altri, eccetera, quindi baracche, hanno costruito 29 baracche per alloggiare 29 donatori. Alcuni di questi hanno pensato che si poteva stare tutto l'anno in quella zona, che era una zona dove si poteva andare a pescare, si stava bene, la collina era fertile, e quindi hanno pensato di costruire altre case, piano piano. Qui siamo, ecco, bisogna dire qualche data, nel 1594 è stata ultimata la torre, messa in condizione di difesa. In quello stesso anno è nato il paese, che si sarebbe dovuto chiamare Porto Scudo, trattandosi della zona che si chiamava, dove era stata costruita la torre, era Monte Scudo, Monte Scudo, la valle Porto Scudo. Se non che è avvenuto un fatto, venuti a ispezionare tutti i lavori che erano stati fatti e tutte le imprese adesso per pescare il tonno, c'era un'idea di ricchezza, eccetera, sono arrivate queste le autorità, diciamo le autorità spagnole, è arrivate dall'altura della piramide, siccome il paese, le costruzioni erano a valle, a livello del mare, poi a nord di queste costruzioni, tutti sappiamo che Porto Scudo che ha una collinetta, quindi arrivate a superare quell'altura della piramide, un bel panorama di tutta l'arcipelago, diciamo, del Sulcis. Ecco la domanda di uno di loro: ma Porto Scudo, questo porto dove? Non si vede, e gli ha detto qualcuno, non si vede perché è nascosto dalla collina. Allora questo è un porto puerto escuso, cioè un porto nascosto. E allora questo cosa è avvenuto? È avvenuto che arrivati a documentare poi le cose della tonnara, le cose della tutto quello che avveniva intorno a queste nuove costruzioni, a questo nuovo paese che sorgeva, a queste prospettive di ricchezza, scrivevano, documentando gli archivi di Barcellona, infatti risulta Porto Scudo è diventato ora, però il significato e la nascita è Puerto Escuso. Un particolare prima di chiudere: la religiosità degli spagnoli era veramente importante. Quando questo personaggio che ha diretto tutti i lavori, facciamo il nome Pietro Porta, ha invitato dei pescatori trapanesi per avviare i primi lavori della tonnara, e si sono portati con sé l'icona, diciamo, la tela, l'immagine di una Madonna orientale, di una Madonna che era stata, secondo qualcuno, una Madonna miracolosa. E allora, una volta che hanno fatto delle indagini su tutto quello che si era fatto nelle nuove costruzioni, hanno trovato questa immagine. Dice: che cos'è questa? Questa è l'immagine della Madonna portatrice della luce, o di Indria. E allora, se è una Madonna miracolosa, dobbiamo fare in modo di sistemarla in qualche posto. E allora ecco che nasce dalla cappella all'interno di Surano, dove oggi c'è la chiesa di Sant'Antonio, alla costruzione della chiesa all'esterno del Surano, la chiesa di Santa Maria. Così nasce Porto Scudo, comincia una nuova era, mentre prima era spopolato per via degli spostamenti verso l'Inglesiente, perché interessavano i minerali, allo spopolamento adesso per le invasioni di Saracene, e poi i vari contratti, le torri non è che siano servite tanto, ma i vari contratti o accordi anche
spese per vari periodi particolari, si è riusciti a portare, a rallentare queste invasioni e a proteggere i proprietari terrieri, coloro che allevavano il bestiame, eccetera, per poter vivere tranquillamente, per secondo le loro attitudini, e continuare verso il mare, la cosiddetta pesca del tonno, che dopo circa 450 anni ancora si pesca, ancora il modo è uguale, ancora sotto le stesse reti, la stessa formazione che è stata organizzata a sua volta. Grazie. Tutto questo
vista anche l'ora che abbiamo raggiunto, e sarà oggetto di una conferenza, di una chiacchierata, perché chiameremo tutti a chiacchierare queste cose, in una prossima riunione che l'associazione si prefigge di programmare nei prossimi mesi. Grazie. Ringraziamo della presenza e come slogan abbiamo detto e lo ripetiamo, una migliore futuro. All'apertura.